Benvenuti e buon primo maggio a tutti. Oggi vlog family, siamo a casa a Sacrofano, lì c'è mia sorella che si, con il cornutello di tigro che si è arrampicato sull'impalcatura. C'è mamma, ecco René, vieni a mangiare René. E niente, quindi oggi faremo la brace, carne alla brace, un po' di insalata di riso. Adesso abbiamo messo da mangiare a questi vicinini. Lui è un po' diffidente. Tigro! Ecco Nico che corre nel giardino. E quindi niente, passiamo questo primo maggio qui in campagna. All'aperto, il gatto. Tigro! Lui è venuto, ha odorato e se n'è andato. Sì, ma dopo mangia. Tigro, che fai là? Vieni, amore. Vieni. Vieni, patatino. Vieni. È buono. Riprendi René. E qui c'è René, piccoletto. Pensavo qua ci sono impalcature perché stanno facendo i lavori. Io pensavo che René fosse femmina. No, stanno facendo i lavori e stanno mettendo i pannelli fotovoltaici sul tetto. Si chiamano così, mi pare di sì. Come si chiamano? Cappotto solare. Ecco, il cappotto termico. Per l'ambiente, per risparmiare tutto quanto. Insomma, lì c'è una piatta bellissima. E io ho portato il mio bellissimo avocado, perché mia cognata già ce n'ha uno nel giardino, lo mettiamo vicino. E ho portato anche questa bellissima, questo filodendro, così lo voglio mettere qui nel giardino, almeno vivrà sicuramente meglio rispetto che a casa. Papà ha deciso che mangiamo su, Mangiamo sopra, va bene. E niente, quindi adesso che ci sono mamma e Erika, vado a preparare un po' di antipastini. Aspetta, giro. Vado a preparare un po' di antipastini e poi, se mai poi dopo vi faccio fare un giro anche di casa, entriamo dentro e niente, e poi ci sono dei dolcetti buonissimi, abbiamo preso una pasticceria che fa dei dolcetti con la Nutella e la crema di pistacchio, sapete che chi mi conosce un po' sa che io amo la crema di pistacchio. Questa è la cucina e poi dietro di là invece c'è e tipo la lavanderia con i frighi, con le cose e la dispensa, diciamo, la lavanderia con la dispensa. Faccio vedere. Vedete? Quella è la lavanderia, dispensa con le cose per i gattini, cose da mangiare, bottiglie varie. Di là c'è un bagno e una cameretta. E un altro sgabuzzino, tipo. E lì c'è uno sgabuzzino. Qui c'è una camera da letto, un bagnetto piccolino. E qua c'è, questa è la parte più fresca di casa, una camera da letto. E di qua poi si risbuca, c'è la sala da pranzo, che là c'è un'altra porta che dà sulla parte alta del giardino. Qui c'è un altro tavolino più piccolo con il salotto, con il camino, la TV, e da là siamo entrati. Poi c'è il piano di sopra che dopo vi faccio vedere. Qui c'è un'altra porta finestra e vi faccio vedere un attimo. Noi solitamente, che carino il tappeto, benvenuti a casa nostra, gli umani vivono qui con noi, Tigro e René. Vieni René. E vi faccio vedere, amore, lui è troppo bello, piccolino. Qui c'è il giardino, lì c'è un bel limone, adesso ci sono le impalcature che rovinano un po' tutto. E solitamente d'estate si mangia qua, con questo tavolo che sta qui all'aperto, le sedie, e c'è la vista bellissima. Proprio bella, bella, bella. E poi sopra c'è tutta la parte sopra che si sale anche da là o dal giardino, che dopo vi faccio vedere. Intanto andiamo in cucina a preparare gli antipastini e metto a fare, a cuocere il riso, che oggi per pranzo facciamo un'insalata di riso. Intanto abbiamo la carne con la brace, quindi facciamo un'insalata di riso e poi abbiamo un po' di affettati vari e salumi eccetera, eccetera. Ecco, piccolino mangia. E niente, adesso cerco la risottiera e preparo l'antipasto e a tra poco vi faccio vedere. Antipastini in preparazione, ma sai, buone. Troppo buone. Così mi dai finocchio.
coppiette piccantine, poi abbiamo salamini, pecorino romano, perché il 1° maggio a Roma si mangiano fave e pecorino, quindi abbiamo anche le fave. Nella quasi riso sto facendo il riso, perché così la facciamo con il condiriso, questo di Saglà, abbiamo quello di Scotti e niente, poi sopra faremo carne, vino in abbondanza, quindi la voglia mangiamo. Ma il pane? Sta nello zaino mio. Ah, ecco. Vabbè, pane, sono due cose. Vabbè. Dopo vi faccio vedere sopra, mo, però peccato che il giardino sta così, perché è davvero bellissimo e quindi meritava. Là ci sono le scalettine che passano verso sopra, dopo vi faccio vedere tutto comunque. Adesso andiamo a finire di preparare, dopo devo piantare il mio piccolo, anzi le mie piccole. Qua c'è in preparazione ancora. Stiamo preparando l'antipastini, mentre il riso ancora è in cottura, c'è da rimasto da tagliare il pecorino. Aspetta, mo te lo rimedio sopra, così vi faccio vedere. Devo cercare anche una cosa dentro, così vi faccio vedere pure Diego che sta facendo il fuocherello. Qui c'è la nostra piantina d'albicocco, e quella là che era piccola piccola, guarda com'è cresciuta. E lì c'è l'altro avocado, così glielo pianto vicino dopo. Qua di solito c'è la piscina d'estate, le sdraiette che ci mettiamo per prendere il sole. Purtroppo voglio farvi vedere i miei giochini dei pigianastri. Allora, qui c'ho il peluche, gatto, boy, gufetta, Geco. Il mio super pigiamino preferito è Geco. Mamma, qual è il tuo? Gufetta. Davvero? Non era gatto, boy? Ah sì, è vero, gatto, boy. Perché mamma adora i misi. Qui mi sto vedendo la prima puntata della prima stagione dei super pigiamini, ovvero il treno scomparso, ovvero questo del libro. Poi c'ha i libri. I libri, il treno scomparso, dalle puntate originali, ovvero il treno scomparso, la torta di compleanno e un regalo speciale. Le macchine. Le vetture, la gattomobile, il gufaliante e la Geco mobile, il laboratorio di Romeo. E qua c'è il macchinario del laboratorio, guardate, sentite i suoni. Questa è la sigla. Poi ce ne stanno altri, i suoni, eh. Che bello. E quelli sono i cattivi. E loro tre sono i cattivi. Romeo, Lunetta e il ninja della notte. Qua le altre marionette. Super Mario. Non si intonano molto con i pigiamask. Quindi hai lasciato dentro. Sì, principessa tortina carina. Io la chiamo a Peach. Ci stanno pure i pigiamaschi, sì. Umani. Umani e trasformati. Gatto poi trasformato si chiama Connor. Gufetta trasformata si chiama Maya. E prendono in giro il loro nome, Amaya la maglietta. Sì. Come si dice a Roma. E Geco. No, e Geco si chiama Greg. Tirate su occhiali, però. Ciao. Io vado a cercare gli stuzzicadenti. A dopo. A dopo. Là c'è il fuocherello. E mo voglio entrare un attimo dentro la cantina, perché voglio vedere se là ci stanno gli stecchini. Perché lascia dentro? Può essere. Eh sì. Prendiamo un attimo, che io sono cegata. Ok. Qui tengono di solito vino e cose così. Controllo un attimo. Sgrassante per pulire la tavola. Toccherebbe dare una botta pure alle panchine. Sì, mo porto tutto. Vi faccio, intanto passo di qua, così vi faccio vedere la visuale. Anche se è rovinata purtroppo da ste impalcature, però vabbè, che bello. Da qua si entra sempre al piano al secondo piano di casa, che dopo vi farò vedere. Passo da dentro dopo. E questo è dove stavamo prima. Vedete che bello. Adesso scendiamo dalle scalette. Ah, c'è una bella piantina grassa. Poi mi prendo una talea. Qui oggi, peccato che è nuvoloso. A Roma piove proprio. Portala giù su, che mamma deve andare a preparare i pomodori. Qua siamo tornati dove stavamo prima. Ci sono tutte le porte e finestre che danno alla sala da pranzo e al salotto.
lì c'è un limone nuovo, che una volta ce n'era uno ma è morto con l'inverno. Mo preparo pure i pomodori. Sì. E qui è tutto ancora in preparazione. Guarda che bel piattino. Penso che non ti visto da notte. È quasi pronto, ho tagliato anche i pomodorini. Erika, aglia le patate, ci facciamo pure un sorsetto di vino di Donna Marzia. Alla nostra sister. Alla nostra sempre. Yeah, buon primo maggio a tutti. Buon primo maggio. Anche se voi lo vedete domani sto video. Ecco qua, l'insalata di riso, che poi questo mi pare che è il riso quello misto con farro e orzo, se non sbaglio. Pronto anche i pomodorini e niente, adesso portiamo tutto su, così facciamo antipastino e si comincia. E vai, comincia la festa. Già abbiamo bevuto qua, già gira la testa. Giusto per fare di male. Comincia con l'antipastino. Qualcuno che ha già finito tutte le patatine. Lì c'è il fuoco, Diego prepara il fuoco con le patate, la carne. Anche i pigiamassi si sono messi a tavola. Stanno vicino a noi? Buon appetito, pigiamask. Buon primo maggio. Yeah, dopo abbiamo pure le fave e i dolci. Qua sotto, sopra c'è tutta la pianta di questi che so, kiwi. So kiwi. Belli. Quale sono? Questa, è tutto il pergolato dei kiwi. Fa tutto dei kiwi. Fa una stagione. È pieno, diventa. Vuoi che i kiwi? Non fumo. I vuoi, eh? Quei kiwi. Vuoi che kiwi? Quei kiwi. Li vuoi quei kiwi? Quei kiwi qua. Vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Almeno sta calda. Beh, ma si sta bene, mo. Non posso guidare la paratata. Ma se c'è una stufa, come si sveglia? Ma pure noi dobbiamo ricomprare. Andiamo dietro la cantina.
No, viene il caldo, devi comprare su. Perfetto. Pecorino alla mano, buonissimo. Un po' di vino. Dopo abbiamo anche la pava. Il prezzo è sempre quello. Buon primo maggio a tutti quanti. In stagione paghi molto di più. Si è scaldato un po'. Pochino. Amica, che te ne sei fame? E quello dopo. No, non sta bene. Dopo. Io no. Fame. Allora, adesso vado a prendere il sale e passo da dentro, così vi faccio vedere il piano di sopra. Allora, che peccato queste cose. Qui c'è, qua sopra la mansarda. Qui c'è il bagno, che è bellissimo, con doppio lavello. E c'è la vasca idromassaggio, che è una figata. Poi la finestra dà sul giardino dove stiamo mangiando noi. Poi c'è l'ufficio, sala computer, che affaccia dall'altra parte praticamente. E questa che era una stanza in più, ma mia cognata ci ha fatto la cabina armadio, quindi tengono valigie, vestiti, di tutto e di più. E là sopra c'è anche una parte dove c'è tipo un lettino. Qua c'è il resto della cabina armadio, vedete, là c'è il divanetto che diventa letto. E poi c'è la camera da letto, camera da letto che affaccia dove stiamo sempre mangiando. Qui c'è un bello specchio e anche qui c'è una specchiera un po' antica, molto molto bella. Io quando veniamo qui tipo d'estate mi trucco qua. E poi si scende le scale e si torna giù praticamente. Vedete la porta d'ingresso, salotto e così via. Moscone. I gattini hanno fatto un po' di pappa, sì. Devo prendere il sale, dopo tocca pulire il sale e il vino. A dopo. Abbiamo portato le fave. E qua ci sono i pasticcini con la Nutella e la crema di pistacchio che sono buonissimi, mamma mia. Adesso vado giù e preparo un po' di caffè che ci vuole. Intanto vi voglio far vedere una cosa. Adesso ce la fai, tanto è rimasta poca. Questo pure è finito? No, c'è ancora un po'. Adesso vi voglio far vedere dei fiorellini troppo belli. C'è ancora un po' di focherello. È uscito il sole, fortunatamente. Erika con la coperta. Io la coperta al sole. Però adesso si sta bene. Ah, una favola qua. Un piccolo papaverino. Ma tigro. Non ci stanno, stanno in giro i cornutelli. Guarda che bella questa piantina. E questi fiori viola sono bellissimi. Guarda che belli che sono. Spettacolari. Adesso andiamo a fare un po' di caffè. Eccolo un altro. Bellissimi. Vediamo se stanno dentro i cornutelli di Mici. Però no, perché stavo a lavare i piatti che ho caricato da lavastoviglie e non li ho visti, quindi stanno in giro per Sagrofano. Dopo pianto lui vicino al fratellino e anche lei, però la metto in un posto dove c'è un po' più di ombra, altrimenti ma muor. C'è un moscone gigante. Vieni, ma aiuti con i caffè. Mi aiuti col caffè? Guardate Diego, dopo pranzo. Dove sono? Dove sono capitato? E quindi adesso facciamo il caffè. Vedete? Questi ho lavati a mano. Lavastoviglie caricata, dopo la mando che mancano ancora i bicchieri. Facciamo il caffè, mia cognata l'ha Nespresso, buonissima con queste cialde. C'è ristretto, quello rosso che è lungo delicato, espresso decaffeinato, lungo leggero, lungo forte e così via. Insomma, adesso vediamo quale fare. Vediamo. Ecco. La scelta è poca, però c'è solo il ristretto. Ristretto che comunque dicono 9
e basta, perché sennò c'è il lungo decaffeinato, però noi niente decaffeinato, 4 caffè, quindi ristretti. Cioè deve finire di lampeggiare, non mi ricordo, non lo so se ha sta macchinetta. Lampeggia, prima o poi si fermerà. Ok, sì, quindi. C'è l'acqua? Sì. Buonissima questa. Ok, uno pronto. Poi prendo il vassoietto. Una mano è gradita. Ok, si ferma da solo, non mi ricordavo, guarda che bello sto vassoietto stile Sicilia. Poi faccio vedere come metto tutto dentro. Quindi le palette. Grazie. Ma adesso li vedo tutti su, vedi? Sì. Papà, adesso andiamo tutti su, vero? Sì, amore. Mi vedeva quando si è spento prima, mentre ancora. E attaccalo, c'è il caricatore, lo attacchi fuori al giardino. Su, c'è una presa? Sì, fuori, vicino alla porta della camera da letto. Ok. Terzo fatto. E ultimo, la Nespresso è magnifica, io adoro. Allora, dopo parliamo con le distribuzioni, se le vediamo, la pastiglia. Ok, e si spinge anche da sola, quindi faccio vedere, eccoli qua. 4 caffè, qui c'è dolcificante, questo, zuccheri e palettine, e volendo c'è anche questa che è, che cos'è? Mi sa che è latte? Ah no, panna per caffè. Ok, andiamo su. Ah, è uscito un po' di sole, c'è sta un... È un come si chiamano? Tortorelle dal collare che mi sa che sta qui vicino perché si sente proprio forte. Mo' ha smesso, ho preso io la videocamera. Questo è il codice dell'acqua della Coca-Cola. Dobbiamo fare. Ha cominciato, Erika. Dai. Tocca mettere sull'acqua della Coca-Cola il codice per prendere il bicchiere. Vi faccio vedere. Falle! Strike! Questo sarebbe il bicchiere che con 50 punti puoi scegliere il bicchiere col nome, devi mettere i codici delle etichette. Bellissimi bicchieri. Sì, adesso lo mettiamo. Eccola. Chi? Sempre lei, la tortorella dal collare. Ma la tortora dal collare l'abbiamo guardato su un video di ornitologia. Qui abbiamo messo le fave e il pecorino romano perché il 1° maggio si mangiano fave. Fammi e pecorino annusare romano. Ma no, quella devi aprire così. Ammazza che smelletta. Ah. Già a buccia. Buone. Io. Il codice l'hai messo? Sì. Adoro le fave, ogni volta che le compro e una busta intera me la mangio solo io, perché poi a Diego non piacciono. A te piacciono? A chi? A te. No. Quindi solo io.
Mamma, c'hai la cosa davanti alla telecamera. Il dito. Che se no non ti si vedi. Che bello, però è uscito un po' di sole, si sta benissimo. Sei sazio? Hai mangiato il pasticcino con la Nutella? Sì. Com'era? Bene, mi sono pure sporcato tutto. Hai fatto apposta, si era tutto piastricciato. Sì, vi voglio far vedere la foto. Ecco, ma dov'è la galleria? Eccola. C'era ancora la foto. Ecco. È carina. Il Green Pass è carino, appuntamento a settembre. Ciao. Buon primo maggio. Lavoratori. Ma lui stava pensando di disoccupati. Che ha sentito il padre prima. Vabbè. Ciao. Ho piantato il mio avocado. Oh, che carino, amore. Adesso gli do un po' d'acqua. Guarda che belle foglie che ha. Vicino al fratellino e dopo vado a piantare, penso l'altra pianta la metto là sotto perché lì è un po' più ombrato rispetto a qua che c'è più sole e quindi sta meglio. Troppo carini, vicini vicini. Adesso gli do un po' d'acqua che c'è meno sole diretto. Ho messo il mio filodendro, che questo diventa bellissimo una volta cresciuto. Ok, soddisfatta. Che ore sono? Sono quasi le 7. René è sparito. La stamattina. Micione. Due un coccolone. Ma raccogliamo tutto. Senza porta, sì, là c'hanno le cose per il giardinaggio. Sempre hanno cose per il giardinaggio. Lui è un coccolone, tra un po' si rientra, quindi Nico deve raccogliere tutti i giocattoli. È buono lui, amore. Tigro, amore. È bello. È sparito stamattina quello. René. Questa è la dentrista di Ville. Ma che ne so dove sta? Vuole giocare. Arrabbiato perché non sai tornare. Non c'è un giochino. No, c'ha la palla quella qua sotto, hai visto? Patatino. Te è buono. Tolto. Lo sono ripreso. L'ha ritolto. Te è buono. Fammelo riprendere. Fammelo riprendere. E qui i zamponi, Tyson. Sono enormi. Tyson. È bello, tigro, è bello. E sto c'ha una palletta all'albero. Ho fregato. Vieni, tigro. È buono. Mamma, guarda. Gat boy. Gatto mobile. Mo devi raccogliere tutto, Nico. Patatino. Quindi stiamo alle... che ore sono? 7:15. Adesso chiudiamo tutto e si torna a Roma perché domani Nicola sta alla scuola. I vari impegni, comunque il primo maggio è andato. Siamo stati benissimo. Alla fine la giornata si è ripresa. Abbiamo mangiato, bevuto. Abbiamo coccolato tigro. Abbiamo coccolato il micetto perché l'altro è sparito magari. E quindi niente, adesso abbiamo ripulito tutto, messo a posto e si torna a Roma. E quindi niente, domani vedrete questo super vlog. Io vi mando un bacione e al prossimo vlog. Ciao!